Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione. Benvenuto all'ospite di questa sera, l'assessore alle politiche sociali del Comune di Teramo, Valeria Misticoni. Buonasera, buonasera e benvenuta. Grazie, buonasera. Un anno di assessorato ai servizi sociali mi sembra che sia abbastanza per dire che me l'ha fatto fare, oppure no? No, allora, è un pochino meno di un anno, ma devo dire che non posso assolutamente affermare chi me l'ha fatto fare, perché anzi, lo dico sempre questo anche quando incontro le persone, ringrazio anche il sindaco proprio per questa delega, perché devo dire che ricoprendo il ruolo dell'assessore sociale sto scoprendo delle realtà bellissime, a volte anche dolorose, e molte volte il dolore nasce anche dal fatto di non poter dare risposte che vorremmo a tutti quanti, però anche delle realtà molto belle che sono quelle del volontariato, della solidarietà e del rendersi veramente conto che ci sono situazioni che magari con le quali prima non mi ero confrontata e che ci arricchiscono quotidianamente, quindi a volte sono io che ho bisogno di loro per sentirmi veramente utile. Quindi no, non posso dire chi me l'ha fatto fare. Certo, è un assessorato molto, molto delicato. Lei è in quota Nuovo Centrodestra, viene però dalla destra sociale. Con le politiche sociali c'è qualcosa di attinente? Beh sì, devo dire che insomma, il sociale da parte della destra ha sempre avuto una grandissima attenzione. Io nasco politicamente con Alleanza Nazionale e c'era ovviamente già poi anche la parola destra sociale, indica quella che è l'origine, la tradizione, quindi l'attenzione agli altri, che sicuramente hanno anche le altre realtà politiche, per carità, però l'approccio magari alle problematiche è sicuramente diverso. Quello della destra è un approccio con il sociale che parte dalla base, che parte dall'ascolto, dalla condivisione e dal cercare risposte non demagogiche, perché spesso devo dire che con il sociale ciò che si rischia di fare è quello di cadere nella demagogia. Lei viene politicamente dal Fini vecchia maniera, è arrivata ad Alfano, verrebbe da chiedersi che percorso è stato, scusi, perché non mi sembra molto lineare. Se abbiamo lineare. 2 o 3 ore posso raccontare, no, cercherò di essere breve e di essere concisa, e anzi ringrazio per la domanda perché mi dà l'opportunità di raccontare un percorso che in alcuni casi è stato anche un percorso doloroso, e mi riferisco al momento in cui Gianfranco Fini, insomma, dopo che ci aveva chiesto, e giustamente credo, di lasciare la vecchia casa che era quella di Alleanza Nazionale per confluire tutti in questo grande progetto che è il Popolo della Libertà, nel quale io ho creduto. La vecchia casa, pensavo al Movimento Sociale Italiano. Beh, il Movimento Sociale Italiano l'avevano già fatto prima nel 94 il percorso, io nel 94 ero troppo giovane, non potevo iscrivermi all'epoca al Fronte della Giovani Gioventù, Marmotte, più che altro, al Fronte della Gioventù, che però ero un simpatizzante, ma all'epoca mio padre non mi fece iscrivere. E però dopo il passaggio dall'MSI ad Alleanza Nazionale. È il padre comunista lei per caso? No, assolutamente, anzi no, mio padre è tutto. No, perché non l'ha fatta iscrivere? No, nonna, lui voleva che mi concentrassi molto sullo studio, cosa che poi io ho sempre fatto perché mi è sempre piaciuto andare a scuola, però non aveva paura che la mia esposizione politica potesse portare anche dal punto di vista scolastico delle conseguenze, proprio perché magari lui era stato giovane in un periodo in cui questo dava. Io devo dire che poi anche al liceo, magari anche non iscrivendomi, però ho sempre espresso le mie idee politiche e sono stata forse fortunata anche nei miei percorsi. Non ho mai trovato persone che mi facessero pesare le mie idee politiche, ma anche perché io poi sono sempre stata aperta anche ad rispettare e ad accettare le idee degli altri, quindi non mi ha dato nessuna preclusione. Però per ritornare alla domanda principale, dicevo, dopo il scioglimento di AN siamo confluiti nel Popolo della Libertà. Io ci ho creduto subito, certo è stato un processo, anche quello doloroso, abbandonare un simbolo, dover convivere anche con persone che vivono da Forza Italia, da altre realtà, non era semplice, però secondo me era necessario, una sfida bella. E quando poi il presidente Gianfranco Fini decise di abbandonare il Popolo della Libertà e poi creare il Futuro e Libertà, diciamo lì mi sono sentita tradita, non per il fatto che lui cambiasse partito, mi
sono sentita tradita quando lui ha accettato la presidenza della Camera. In quel momento noi dovevamo fare un altro soggetto politico con Forza Italia, che era numericamente più sostanziosa di AN, e ecco, Fini secondo me avrebbe non dovuto accettare un ruolo istituzionale e dedicarsi molto alla costruzione di questo partito, quindi alla politica nel vero senso della parola. E lì forse anche il Popolo della Libertà avrebbe poi avuto magari una vita totalmente diversa, perché AN era più radicata sul territorio di Forza Italia, avevamo un'altra tradizione, quindi forse con una guida maggiore di Gianfranco Fini anche dentro al PDL, AN stessa avrebbe potuto portare dentro al Popolo della Libertà molte più valori aggiunti di quelli che poi ha portato. Dopo c'è stato anche lo scioglimento, però io sono rimasta nel Popolo della Libertà dopo che Fini fece questa scelta, e dopo lo scioglimento del Popolo della Libertà si parlava di costituire una nuova Forza Italia oppure un nuovo soggetto, che era appunto il nuovo centrodestra, e a me ha convinto subito il progetto di Alfano, quello di un nuovo centrodestra, perché l'ho visto subito come una proposta europea, una proposta moderna di centrodestra, e mentre non mi piaceva ritornare indietro già soltanto con il nome a Forza Italia, ma non perché io abbia qualcosa contro Forza Italia, mai avuta, anzi, però proprio l'idea di tornare indietro, cioè ci hanno chiesto anni prima di sciogliere AN e Forza Italia. Siamo arrivati 5 anni dopo che si sono ricreate Fratelli d'Italia, trattino Alleanza Nazionale e Forza Italia. Secondo me in politica non bisogna mai guardare indietro ma avanti, ed è per questo che ho scelto il progetto di Alfano. È per questo che, partendo dal Fronte della Gioventù, è arrivato in un partito che adesso è al governo con Cuperlo, tanto per fare un nome non di destra. Sì, anche se quello che sta più male di tutti in questo momento è Cuperlo. Sì, vabbè, però insomma è sempre nel Partito Democratico. Sì, no, a parte le battute. Certo, io posso capire che per molti... Diciamo con Napolitano, va bene. Sì. Allora, questa... accordo con il PD, un accordo di governo, obiettivamente capisco che qualcuno possa creare imbarazzo, però secondo me l'idea iniziale di sostenere prima il governo Letta, oggi il governo Renzi, per dare in questo momento delicato un governo alla nazione era un'idea giusta. Noi non ci potevamo permettere di non avere un governo, di riandare alle elezioni. Poi capisco, e tante cose di questo governo non piacciono neanche a me, non convincono neanche a me, non mi ha convinto neanche il percorso di Renzi, che insomma si è ritrovato ad essere Presidente del Consiglio senza essere stato eletto, praticamente il congresso del PD si è trasformato in una elezione politica. Ma la colpa o il merito è anche vostro? Come si fa a stare nello stesso momento con Brucchi e con Renzi? Ma no, allora non credo che la colpa o il merito sia del nuovo centrodestra, perché credo che anche venendo meno il nuovo centrodestra dall'alleanza di governo, Renzi andrebbe avanti lo stesso, quindi per come si sta comportando anche all'interno del suo partito credo che lui andrebbe avanti. Come si fa a stare con Renzi e con Brucchi allo stesso tempo? Beh, perché quella con Renzi non è un'alleanza di idee, non è un'alleanza, almeno per come la intendo io, che poi continuerà sempre, è un'alleanza in questo momento di opportunità per il Paese, mentre il posto giusto è quello in cui il nuovo centrodestra sta a Teramo, cioè con un sindaco che è di Forza Italia e quindi con una coalizione di centrodestra. Lo dice lo stesso nome dell'NCD, lo so che è stato detto tante volte ormai, però io poi mi auguro che anche i vertici del nuovo centrodestra si orientino, per quanto riguarda poi le future elezioni, sempre un'alleanza con tutti i partiti del centrodestra. Secondo me, se poi vuole sapere qual è la mia idea, la domanda gliel'ho fatta apposta. In questo momento si trova meglio con Brucchi o con Renzi lei? Beh, con Brucchi necessariamente, ma al di là della conoscenza personale io mi trovo ovviamente meglio. Ci ha pensato mai a cambiare partito? Mai, no. Io no, per me è stato un grande dolore dover abbandonare Alleanza Nazionale, il PDL, però è perché sono cambiati i partiti, non ci sono stati più quei partiti, ma io fondamentalmente sono rimasta dove sto, non cambiare. Non
non ci penso, io una volta che faccio una scelta, insomma, mantengo quella. Certo, se il nuovo centrodestra mi dovesse dire che invece si sposta totalmente a sinistra, è chiaro che dovrei considerare e fare le mie, appunto, valutazioni. Il centrodestra in questo momento deve ricreare un partito unitario, una federazione, se non vogliamo passare subito a un partito come il PDL, altrimenti non abbiamo, secondo me, nessuna chance e possibilità di tornare a vincere. Lei rappresenta l'ultimo anello di una catena che parte dal governo nazionale, passa per quello regionale e poi arriva ai comuni. In tutta questa strada che c'è da fare, partendo dal ministero e arrivando all'assessorato al comune di Teramo, quanti soldi vengono persi? Quanti soldi arrivano ai comuni? Quanti soldi molto vi hanno tagliati? Tantissimo, in questi anni devo dire gli enti locali, ma non soltanto nel sociale, in tutti i settori hanno avuto purtroppo trasferimenti erariali diminuiti di molto più della metà, cioè noi in pochissimi anni abbiamo visto almeno 10 milioni di euro in meno di trasferimenti erariali in un comune come Teramo, e 10 milioni di euro in meno si capisce che sono tanti. Anche la regione, anche per le sue difficoltà, insomma, almeno così dicono, oggi trasferiscono molto meno ai comuni. Anche sul piano di zona ci viene trasferito meno rispetto ad anni fa, quindi la nostra situazione economica, ma non soltanto quella del comune di Teramo, quella di tutti gli enti locali, è una situazione oggi di grande sofferenza. Le politiche sociali sono una delle poste di bilancio più pesanti per un comune, è così? Beh, sì, a livello di spesa corrente ovviamente sì, perché non è come la parte degli investimenti che c'è in altri settori, ma è di spesa corrente. Per quanto mi riguarda è giusto che i servizi sociali abbiano un peso a livello di spesa corrente in bilancio molto alto, e potendo ne dovrebbero avere ancora di più, perché siamo in un momento in cui non solo soffrono gli enti locali, soffrono soprattutto le famiglie, soffrono i cittadini, quindi il ruolo delle istituzioni e degli enti è quello di essere più vicini a chi soffre nel momento in cui soffre di più. Purtroppo, proprio per le difficoltà delle quali parlavo prima, non sempre questo è possibile, per cui però bisogna cercare in tutti i modi di trovare soluzioni anche alternative e di fare tanta rete con il terzo settore, cosa che per esempio a Teramo facciamo, proprio per arrivare lì dove a volte le esigenze di bilancio non ci consentono di arrivare. Accade che spesso i vostri utenti vi scambino per la Caritas? Ma sì, ci sono ovviamente delle richieste che vanno anche di aiuto, sostentamento ovviamente economico. I comuni da un po' di anni non danno più quelli che una volta erano i sussidi, proprio perché il welfare sta cominciando a diventare non più assistenziale, ma una nuova visione, appunto, di welfare. Poi noi, per esempio, con la Caritas è una delle tante realtà di quella rete della quale parlavo prima, alla quale spesso ci rivolgiamo, insieme cerchiamo di dare soluzioni cucite su misura per l'utente, per il cittadino che in quel momento è in difficoltà. Lei non è più di destra perché usa il termine welfare, cosa che in altri tempi non sarebbe stato concesso. Questo le devo dare assolutamente ragione, è vero, però è che a volte io tendo sempre a utilizzare i termini italiani e mi piace, e su questo mi fa piacere che mi abbia ripreso, e che a volte questi termini non italiani entrano nel nostro linguaggio parlato così prepotentemente che diventa a volte difficile pensare di utilizzare invece magari parole italiane, perché è giusto che sia così. Il suo, fino a una decina di anni fa o forse qualcosina di più, era considerato un assessorato minore, uno di serie C. Oggi invece è uno degli assessorati più ambiti, anche quelli più importanti. Cosa è cambiato nella società moderna rispetto a qualche anno fa? Beh, intanto sono cambiate le esigenze, che sono, ahimè, cresciute, e poi è cambiata anche comunque la visione. Anche la redditività.
Sì, anche la redditività, certo, ma io credo anche la visione della società, una società più attenta ai bisogni degli altri. Certo, più sociale c'è, più un popolo secondo me può dirsi civile. Questo, la civiltà di un popolo secondo me si misura proprio da questo, dalla capacità di sostenere i cittadini nel momento di difficoltà. Quindi non è vero che più sociale c'è e più un popolo è povero? No, no, più sociale c'è, perché non sono soltanto le persone disagiate ad avere bisogno di sociale. Poi come sociale, la parola sociale è molto ampia, comprende tutto e comprende a volte anche tanti settori che poi magari non gestisco direttamente io, che non fanno capo all'ufficio politiche sociali in comune o all'assessorato. Però per sociale si intende tantissimo, per sociale per esempio si intende anche lo sport. Il sociale non è soltanto vicino alla persona, alle persone in difficoltà o alle persone indigenti, ma anche a delle persone che hanno bisogno di equità sociale, magari per la loro condizione. Però questo, lo stare vicino alle persone indigenti o in difficoltà, in percentuale che spazio occupa della vostra attività? Beh, oggi siamo intorno all'80%. Uno spazio molto molto ampio, uno spazio ampio che, ripeto, non sempre, al quale noi cerchiamo sempre di dare risposte in qualche modo, se magari non direttamente, indirettamente, però cerchiamo di non lasciare mai nessuno senza risposta. Poi certo, a volte bisogna anche distinguere, scindere chi magari di questa richiesta o di queste offerte di sociale ne approfitta e chi invece ha veramente bisogno, per quindi bisogna stare molto attenti, ma su questo c'è il servizio sociale professionale del Comune di Teramo molto preparato, che sa benissimo quando una richiesta è reale e quando invece una richiesta non è reale. Poi molte volte finite voi nel senso di assessorato alle politiche sociali di vari comuni, non parlo di quello di Teramo, finite sulla stampa nazionale o locale come quelli cattivi, quelli che allontanano i bambini dalle famiglie, quelli che tolgono i figli ai genitori. Ecco, è facile fare una cosa del genere? No, non è facile. Io vedo la sofferenza degli assistenti sociali quando purtroppo si trovano in condizioni di dover allontanare un minore dalla famiglia, e vedo la loro grande sofferenza, la loro grande difficoltà umana, però molte volte è necessario, quindi ciò che viene concepita come una cattiveria fatta in quel momento al bambino e alla famiglia in realtà è soltanto un modo che gli enti e le istituzioni hanno per cercare poi dopo di crescere bene quel bambino e di farlo diventare un adulto migliore, ma soprattutto di aiutare la famiglia ad uscire da un momento di difficoltà, perché poi gli allontanamenti non sono sempre perenni, magari c'è soltanto bisogno di un periodo di tempo in cui la famiglia deve superare determinate situazioni e quindi il minore deve essere allontanato. Poi c'è... Però ci sono a volte degli allontanamenti tra virgolette spettacolari, no? Ricordo il caso del bambino preso a scuola. Ecco, ma come si arriva a fare una cosa del genere? Io questo non lo so, noi a Teramo non ci è mai capitato e devo dire che, anzi li ringrazio, approfitto della vostra disponibilità veramente per ringraziare tutto l'ufficio e la delicatezza e anche non solo la delicatezza umana, ma anche la discrezione con i quali vengono trattati questi problemi. Io stessa molte volte non voglio sapere ovviamente le situazioni in profondo, nomi e cognomi, perché è giusto che lo sappiano soltanto gli assistenti sociali, e non si arriva mai, noi non siamo mai arrivati ad allontanamenti spettacolari, non so lì dove è accaduto, come sia potuto accadere, certo non è giusto. Poi ci sono anche tante credenze false, molti pensano, oddio, io sono in difficoltà economica e se non riesco a garantire mi allontanano il minore non viene mai allontanato per questioni di difficoltà economiche, perché se ci si cerca di provvedere magari a un sostentamento, non allontanare i minori purtroppo vengono allontanati quando ci sono delle situazioni o di violenza sul minore o di grande disagio della famiglia per problemi o di malattie o di tossicodipendenze, di dipendenze anche da gioco, e allora in quel caso è utile mettere il minore in una struttura protetta. Ci vediamo dopo la pubblicità. We'll be right back.
assessore Misticoni, sta cambiando una cosa, una curiosità che ho sempre avuto, perché serve poi a spiegare magari quello che accade all'interno degli uffici degli affari sociali. Se io le porto le mie bollette di casa, il comune me le paga? Beh, allora no, ci sono delle situazioni però di famiglie magari già seguite dai servizi sociali, di difficoltà economiche in quel periodo acclarate, in cui noi magari un aiuto a volte magari sugli allacci anche delle bollette cerchiamo di darlo, certo sempre nei limiti e contenuti in quello che possiamo fare. Per questo prima dicevo, non c'è più un modo di fare sociale assistenziale totalmente. Si cerca di limitarlo il più possibile, proprio perché il sociale deve essere in questo momento partecipativo, deve anche responsabilizzare il cittadino, quindi si tende a non dare i soldi e il pagamento, ma chiaramente quando c'è bisogno noi per esempio diamo molto in termini di servizi, magari non facciamo pagare il trasporto scolastico per le famiglie in difficoltà, le mense oppure i libri di testo, ecco, cerchiamo di sostenere le famiglie in questo modo più che dare direttamente i soldi. C'è una polemica che è venuta fuori negli ultimi tempi che riguarda la gestione dei servizi sociali da prima di D'Alfonso, cioè con Chiodi, e adesso con D'Alfonso, e sono le famose compartecipazioni che la Regione Abruzzo ha stabilito. Chiodi si era rifiutato, sì, di fare questa compartecipazione e invece D'Alfonso l'ha avallata immediatamente. Compartecipazione in questo caso non è un termine positivo. Vogliamo spiegare perché? Sì, perché questa è la compartecipazione alle riabilitazioni, i ticket cosiddetti sociosanitari, e sono tutte quelle riabilitazioni che si fanno in strutture ad esempio come l'ANFAS, che prima, fino a qualche mese fa, anzi ancora adesso perché hanno dato una proroga fino a giugno, erano totalmente a carico del servizio sanitario, per cui a carico della regione, sono anche prestazioni molto costose. E invece con i decreti di D'Alfonso, che sono di ottobre 2014, poi hanno avuto una proroga perché in realtà già da gennaio avrebbero dovuto compartecipare o le famiglie, e quando la famiglia è indigente i comuni di residenza. Ovviamente questo è stato rimandato a giugno, però suscita ancora molta preoccupazione. Noi siamo veramente molto preoccupati perché in quel caso la regione non ci darebbe i soldi a noi per pagare, per cui noi con gli stessi soldi che abbiamo adesso dovremmo fare, oltre il servizio sociale, anche quello sociosanitario. Quindi, ed è una... spieghiamo, provo io a, sì, semplificare. Se c'è una persona che ha dei problemi e deve fare una riabilitazione, sì, fino a giugno prossimo lo fa a costo zero per lui. Sì, e a costo zero anche per il comune. Dal 1 luglio del 2015, sì, invece... La quota cosiddetta sociale la deve pagare il comune di residenza, e quindi è chiaro che per noi, consideriamo anche che noi attualmente non sappiamo totalmente quant'è questa utenza, proprio perché siccome sono prestazioni delle quali i comuni non si sono mai occupati, ovviamente non abbiamo la contezza. E voi questi soldi dove li prendete? Non lo sappiamo, questa è la grande difficoltà. Dalle tasche dei cittadini? Ma no, dalle tasche dei cittadini ovviamente non è che possiamo tassarli, non possiamo mettere nessuna tassazione. Io ho parlato con l'assessore Scrocco. La Tari, la Tasi, ma ci sono anche altre prestazioni che costano al comune, nel senso noi non ce la facciamo. Io all'assessore Scrocco gliel'ho detto, e ovviamente lei capisce e comprende la mia preoccupazione, che è quella di tutti gli assessori al sociale dei comuni della regione. Io gli ho anche detto: assessore, sarò costretta a scegliere se realizzare il piano di zona o se pagare i ticket sociosanitari, perché i soldi che il bilancio mi consente di avere sono quelli, e quindi non posso pagare tutte le prestazioni. Non ho ovviamente avuto risposte concrete. Loro a loro volta sostengono che questo fosse un provvedimento necessario per uscire dalla classificazione di regione canaglia a livello di sanità. La cosa che mi preoccupa è che io spero che insomma l'assessore Scrocco anche dia molta attenzione a questo, e che a lungo andare il sanitario non fagociti il sociale, ecco. Mi sembra che questo stia già accadendo.
Spero di no, perché un conto è l'integrazione sociosanitaria, della quale si parla tanto, che è giusto che ci sia, però il sociale non può venire meno insomma, a vantaggio soltanto del sanitario. Il sanitario ha una sua dimensione e ha delle sue scelte, il sociale si deve occupare di altro. Però ricade sempre sopra voi, sopra le vostre spalle. Purtroppo in questo momento è così, purtroppo in questo momento è così. Io mi auguro che insomma ci sia. Però i cittadini non dovranno pagare nulla. I cittadini non dovranno pagare nulla, poi adesso la regione io non so se rivedrà il regolamento che aveva già dato mesi fa. Il regolamento che aveva già dato mesi fa prevedeva che erano esenti come cittadini tutti coloro che avevano un reddito soltanto del disabile, quindi colui che aveva bisogno della prestazione, fino a 13.000 euro di reddito ISEE, quindi molto, molto alto. E quindi se sei sotto i 13.000 euro di reddito ISEE, paga il tuo comune la parte sociale della prestazione. E poi questo reddito ISEE non si capisce molto bene, o perlomeno i cittadini non riescono a comprendere che cosa sia, perché qualcuno pensa il reddito quello che dichiara. No. C'è il trucco. Il reddito ISEE non è... C'è il trucco e c'è l'inganno, insomma. C'è il trucco e c'è l'inganno, però a vantaggio nel senso del cittadino, perché il reddito ISEE è quasi, quasi la metà del reddito normale, per cui si chiede di rimanere sotto un determinato limite di reddito ISEE. Il reddito ISEE ha subito anche una modifica, cioè una legge che è entrata in vigore a gennaio del 2015, che ha un po' dato la stretta, devo dire a volte anche giustamente, perché prima le persone venivano a fare il reddito ISEE, qualcuno non dichiarava ad esempio il conto in banca che aveva, non dichiarava le proprietà immobiliari, le automobili, e ovviamente quindi magari erano persone che risultavano con un reddito ISEE molto basso e invece avevano grandi proprietà immobiliari, avevano delle automobili di lusso, e non era giusto, perché il reddito ISEE basso ti dà diritto a delle prestazioni ad esempio sociali. E invece con questa nuova legge ovviamente ci si connette automaticamente all'Agenzia delle Entrate, quindi il controllo è immediato, e bisogna dichiarare anche le quote societarie ad esempio che si hanno, il proprio conto in banca, e tutte quante le proprietà immobiliari o gli immobiliari registrati. Come si accede ai servizi? Quelli di cui abbiamo parlato poco fa. Ma allora, per quanto riguarda alcuni servizi sociali domiciliari... Qui abbiamo delle slide. Che abbiamo portato, perché è proprio notizia di questi giorni. Tra l'altro proprio oggi si riapre il bando. Cosa era successo? Fino ad oggi io ho trovato una situazione che era una situazione ferma, immobile, già da diversi anni. Chi aveva il servizio... Così, obiettivo da raggiungere, maggiore equità sociale. Sì. Cos'è, una chimera questa? No, speriamo di no. Noi cerchiamo... Una bugia scritta? No. Noi cerchiamo di raggiungerla, l'equità sociale, con tutti i difetti delle azioni umane ovviamente, però è quello verso cui dobbiamo tendere, cioè in un momento, ripeto, di difficoltà enormi per le famiglie, per anche gli enti locali, quel poco che si ha bisogna assolutamente efficientarlo. E come lo si efficienta? Cercando di dare lì dove c'è veramente bisogno ed esigenza. Come si realizza tutto ciò? E come, così come le sto... Ci vorrebbe un miracolo più che altro, oppure no, il mago Zurlì. Intanto partiamo da questo, dalla pubblicazione di un bando annuale di accesso alle prestazioni sociali. Dicevo, la situazione era così ferma già da diversi anni. Noi invece adesso ogni anno riapriamo un bando. Il nuovo bando si è aperto da oggi, 30 marzo, si avrà tempo fino al 30 aprile per presentare la domanda, quindi tutti coloro, anche coloro che adesso hanno il servizio, dovranno ripresentare la domanda. Ogni anno si presenteranno le domande, si faranno le graduatorie, in base alla posizione in graduatoria si verrà messi ai servizi sociali domiciliari, che sono l'assistenza domiciliare per gli anziani, l'assistenza domiciliare per la disabilità, Teramo città insuperabile, e l'assistenza domiciliare integrata. Ovviamente bisognerà fare appunto questa domanda, presentando il modulo, si può scaricare da internet o si può venire a ritirare presso i nostri uffici, e poi bisogna portarlo corredato di tutta la documentazione, appunto la dichiarazione ISEE, la documentazione sanitaria, e in base ad alcuni criteri di valutazione che pure abbiamo voluto fissare, le assistenti sociali formeranno la graduatoria in base alla quale si verrà messi al servizio. Quanto incidono, vediamo un po', nessuna
compartecipazione, perché questa è un'altra novità. 5.000 euro, nessuna compartecipazione. Sì, che questa significa? È un'altra novità, perché da anche questa è una cosa che parte da oggi, cioè noi abbiamo messo, cioè, che oggi da oggi 30 sì. marzo, sì. No, oggi ieri allora. Ah, oggi ieri. Oggi, sì, scusi, nel senso, è vero, oggi, oggi 31 è 31, io è partita da oggi. Sì. Sono al 30. È partita dal 30 di marzo, cioè da 0 fino a 5.000 euro di reddito ISEE, quindi non reddito normale, ma ISEE, non si ha nessuna compartecipazione, cioè il servizio è gratuito se si viene ammessi, quindi non bisogna dare nessuna compartecipazione. Invece abbiamo inserito che da 5.001 a 6.800 euro di reddito ISEE si compartecipa di un'ora, di un euro per ogni ora di prestazione. Cioè chi paga in questo caso? Il cittadino paga un euro per ogni ora di prestazione. Diciamo che un cittadino diversamente abile che ha bisogno che di... ha 6.700 euro di reddito. Vabbè, diciamo 6.700 sì. euro. Sì, diciamo per stare in quello scaglione. 5.000 un euro, no? Anche 5.000 un euro. 5.000 un sì. euro sì. E ha bisogno di 4 ore al giorno. Sì. Quindi paga 4 euro. Però non sono mai 4 ore, non sono mai 4 ore al giorno. Noi facciamo sì, un esempio. 4 euro al giorno sì. moltiplicato 30 sì. sono 120 euro al mese. Sì, però consideriamo. Poi togliamo le domeniche, eccetera. Insomma, sì, sono un, consideriamo che un non centinaio sono mai di euro. 4 euro al giorno. Allora, noi come abbiamo scelto? La compartecipazione dell'utente va da un minimo di un euro a un massimo di 5 euro per i redditi più alti, poi ve lo dirò. Il reddito ISEE è 5.000 un euro e sì. annuale, ovviamente. Annuale, sì, certo, ISEE, sì, sì. Quindi sì, uno certo. che ha un reddito ISEE certo. di 5.000 un euro dovrebbe spendere, sì. diciamo, un centinaio di euro al mese. Ma se ha 4 ore, se avesse 4 ore se al giorno, 4 ore al giorno non ce l'ha nessuno, perché la prestazione 100, sociale... 100 euro al mese sono 1.200 euro l'anno. Sì. Quindi dei 5.000 un euro del reddito ISEE vanno a finire a 3.900. Sì. Allora noi come abbiamo scelto troverete queste un euro carrozzine determinate sotto al comune? No, no, allora noi questo spero che poi il messaggio ai cittadini lo comprendano e che passi questo messaggio. Come abbiamo scelto un euro minimo e massimo 5 euro? Intanto siamo stati sotto il prezzo di mercato. Queste sono prestazioni sociali che al comune di Teramo costano dai 14,80 euro, quindi 14,80 euro all'ora, fino a alcune prestazioni 16 euro l'ora, e quindi intanto sono prestazioni anche che al di fuori di quello che dal comune a 5 euro o a 1 euro ovviamente non si trovano. Noi stiamo sotto, non vogliamo arricchirci, cioè il comune non fa cassa, per cui stiamo sotto al valore di mercato, e abbiamo scelto queste cifre proprio perché abbiamo cercato di fare delle simulazioni per vedere se effettivamente quei costi erano sostenibili da quelle persone che avevano quel reddito ISEE. Consideriamo che 4 ore al giorno non ce le ha nessuno, sono impossibili, normalmente è un'ora e mezza al giorno. Queste prestazioni consistono nell'assistenza domiciliare a un anziano, a un disabile, ovviamente per la propria igiene personale, per l'assistenza magari nella medicina, nel dover magari ecco, cercare di aiutarlo a prendere le medicine, appunto l'igiene. Però lei lo sa meglio di me che quando poi mettete le mani in tasca ai cittadini, fosse anche per un centesimo allora. Certo, questo lo sappiamo, però è vero anche che ci si deve rendere conto che in questo momento o trovavamo delle soluzioni alternative, che era questo di chiedere una compartecipazione nella misura in cui ci se la può permettere, oppure sarebbe arrivata la scure del taglio ad alcuni servizi, cioè venivano azzerati determinati servizi o tagliate le ore. Lei sa quale sarà la reazione, io non potevo accettare ovviamente. Quale sarà il commento? Brucchi tagli gli assessori invece che noi, li porti a 7 sì, e noi paghiamo, il comune paga queste spese. Ma magari servisse, bastasse, cioè anche con la riduzione del numero degli assessori non si ha una cifra così alta tanto da poter continuare a sostenere l'assenza di compartecipazione. Noi siamo forse l'unico ancora ambito in regione che non aveva inserito la compartecipazione. La compartecipazione è prevista dal piano sociale regionale
comunale era previsto dal nostro regolamento comunale servizi sociali del 2004 e obiettivamente era una questione, anche me l'hanno fatto rilevare anche gli enti sovraordinati, che Teramo stava creando una sorta di ingiustizia perché trattavamo in maniera uguale situazioni totalmente diverse, perché c'è differenza fra chi ha 2.000 euro di reddito esilando e chi ne ha 14.000. Bene, prima quello a 2.000 e quello a 14.000 non pagavano ugualmente tutti e due, però questo che cosa comportava? Che siccome il nostro budget è sempre limitato, molte persone rimanevano in attesa, sono persone che sono in attesa da anni per ricevere le prestazioni. Noi così speriamo di allargare la platea di persone alle quali possiamo dare risposte. Ovviamente io prima devo pensare a quella fascia che è più indigente, che il piano sociale regionale mi individua fra i 0 e i 5.000 euro di reddito ISEE. Poi cosa abbiamo fatto per gli altri dai 6.000? Qui stiamo rivedendo quelle di prima, se possiamo andare avanti. Da 6.801. Ecco, da 14.000, a 14.000 non abbiamo, fino a un massimale di 5 euro per ora di prestazione. Non abbiamo voluto inserire gli scaglioni, l'unico scaglione è quello che va da 5.001 fino a 6.008, perché abbiamo messo un euro perché anche quella è una fascia leggermente più svantaggiata di questa. Qui che cosa abbiamo fatto? Gli scaglioni ci sembravano ingiusto perché c'è sempre chi sta borderline fra una fascia e l'altra che magari paga come quello che ha il massimo di quella fascia. E allora abbiamo inserito il quoziente progressivo. Con il quoziente progressivo ovviamente la contribuzione del cittadino è tagliata a misura sul suo reddito ISEE. Quindi fra chi ha, facciamo un esempio, 10.000 euro di reddito ISEE e chi ne ha 10.500, ci sarà una piccola differenza di compartecipazione. Adesso non so fare il calcolo quant'è, ma magari se uno paga 1,50 euro, l'altro pagherà 1,80 euro. Quindi ci sarà una piccola differenza, anche questo nel nome dell'equità sociale. E devo dire che per gli uffici che ogni volta devono fare il calcolo e devono stare attenti poi quando il cittadino paga, se paga, questo è più gravoso. Per fare gli scaglioni era molto più facile. Però abbiamo pensato, e quindi li ringrazio sempre ancora, che era meglio avere un lavoro in più per noi, fare un lavoro più noi, però cercare di garantire più equità ai cittadini, e quindi abbiamo fatto questa scelta. Altra novità è che dai 14.000 euro e uno in su, prima si usciva, non si poteva accedere al servizio. Adesso noi diamo l'opportunità al cittadino che ne fa richiesta di poter usufruire dei nostri servizi, quindi con le nostre cooperative, ovviamente pagandosi totalmente, perché qualcuno negli anni... Allora uno, se deve pagare, va dove vuole. Però sì, per carità, questa è un'opportunità che noi diamo, perché negli anni gli uffici mi hanno fatto rilevare che qualcuno è venuto a chiedere, voleva pagare perché aveva un reddito superiore a 14.000 euro di reddito, e comincia a essere insomma un reddito per cui ci si può dare una... Si può campare. Si può pagare, sì. E si può campare. E quindi ci hanno chiesto di poter avere, anche pagando, i nostri servizi. Gli dava più sicurezza che ci fosse dietro il comune e che queste cooperative fossero accreditate presso un ente locale. Quanto quindi incidono le spese per l'immigrazione clandestina sulle casse comunali? Ma, per tutelare coloro che arrivano dagli altri paesi? Ma no, come immigrazione clandestina non cade su di noi se non per i minori stranieri non accompagnati, perché quando arriva un minore straniero, qualcuno che si dice tale, poi dopo si fanno le verifiche, molte volte... Poi hanno 30 anni, vabbè. Però fanno ovviamente chi di dovere fa le opportune verifiche, mi dicono dal polso, insomma si riesce a capire se un ragazzo, certo magari 30 anni no, però se magari ne ha 20 o 17 molte volte non è facile capirlo. Comunque per questi ragazzi noi ovviamente dobbiamo mettere, una volta che arrivano a Teramo, in delle strutture a carico del comune, però devo dire anche che il ministero ci sta anche adesso rimborsando per queste spese che sosteniamo. Per il resto noi abbiamo lo SPRAR, che è un modo per gestire i rifugiati politici, coloro che fanno richiesta di asilo politico, per cui noi l'immigrazione clandestina ovviamente non è di competenza poi del comune. Meno di un minuto alla fine. Sì. Mi è rimasta una domanda qui. Sì. Per una che ha la sua storia politica, come fa a stare dalla parte o nello stesso partito, anzi nel partito di colui che ha fatto Mare Nostrum?
Ma allora, anche su Mare Nostrum e anche sul ministro Alfano si è detto tanto. Io credo una cosa, che ovviamente noi non possiamo girarci dall'altra parte quando arrivano i barconi, e non credo, ed è pura demagogia, io in questo mi arrabbio tantissimo, proprio anche venendo dalla mia storia politica, perché se lo dice chi viene dalla mia storia politica, credo che sia un atto veramente di grande obiettività, cioè non si può dire spariamo sui barconi, o qualcuno dice giriamoci dall'altra parte, perché anche la nostra cultura cristiano cattolica non ce lo consente. Noi geograficamente siamo il ponte sul Mediterraneo, quindi questo ovviamente non possiamo evitarlo, e allora è chiaro che siamo i primi, la prima interfaccia di coloro che vengono qui. Poi ci sono coloro che veramente hanno bisogno, come sempre, e coloro che invece vengono qui solo per avere un'opportunità illegale. Però è l'Europa che non ci deve lasciare soli. Allora non è stata tanto Mare Nostrum che è stato negativo, quanto credo l'atteggiamento dell'Europa, che per troppo tempo è stato silente, per troppo tempo ha approfittato anche della nostra grado di civiltà per girarsi dall'altra parte e fare finta di niente. È come per qualcuno a scuola, la geografia che ci frega. È la geografia che ci frega, però dall'altra parte noi innanzitutto non possiamo cambiarla, e poi il Mar Mediterraneo, appunto il Mare Nostrum, è anche quel mare che ci ha permesso di legarci quella storia e quella cultura fantastica, che poi è la nostra cultura, della quale oggi noi godiamo. E quindi senza quel Mediterraneo forse non ci sarebbe stata Roma, forse non ci sarebbe stato sì, peccato che però che l'espressione Mare Nostrum nasce da una situazione completamente diversa. Completamente diversa, poi è stata e non è la stessa. No, certo, anzi, è stata completamente cambiata. Ma sono cambiati anche i tempi, però. Grazie a Valeria Grazie Misticoni, a voi. Grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera. Buonanotte.